ci sono sempre stati, sono venuti per Valentina qualche alto e basso, però magari anche a ridosso del podio, a ridosso qualche del anno podio, fa, quindi magari speriamo di ritrovarla in quelle condizioni. Rimaniamo in Italia perché continuiamo adesso con Nicole Della Monica e Yannick Cocon. Mi viene questa osservazione, Barbara, è una nazionale italiana che anche come numero di atleti di qualità in questi anni è molto cresciuta, perché adesso anche nelle coppie d'artistico abbiamo questa coppia, ma altre coppie che possono essere di valore assoluto anche a livello europeo, quindi c'è una crescita del movimento italiano che in questi anni indubbiamente abbiamo osservato. Certo, per tanti anni addirittura non abbiamo avuto neanche le coppie d'artistico, proprio non era tradizione in Italia avere questa disciplina, coppie da poter presentare ai campionati in questa disciplina. Invece adesso abbiamo addirittura questa coppia che, ricordiamo, due volte, per ben due volte sesta ai campionati europei, quindi già una coppia di prestigio. E poi sì, la scuola italiana sta davvero crescendo, certo. In tutte le discipline. In questa serata non c'è Samuel Contesti che è impegnato in una gara, quindi diciamo che in tutte le specialità arriviamo a delle competizioni internazionali come ad esempio gli europei, e dove portiamo una delegazione molto certo, in grado quindi di ambire alla zona podio in quasi tutte le specialità, e questo è un segnale di grande crescita del pattinaggio su ghiaccio in Italia. Seguiamo Nicole Della Monica e Yannick Cocon. Vi avevo promesso una seconda parte molto romantica, no? Di questa serata dei Golden Skate Award. I Believe in You di Céline Dion era totalmente nell'atmosfera di questa seconda parte. Sì, un Golden Skate Award che, a differenza di altri show, non parte in sordina e arriva con il gran finale, ma due parti di gara, di esibizione ad altissimo livello.
E anche Nicole Della Monica e Nick Cocon si sono inseriti perfettamente in questa serata. Anche queste esibizioni, anche far parte e rimanere a contatto con questi grandi campioni, io credo che sia un'esperienza molto positiva. Tu e... Ecco finalmente l'intervista. Beh, allora adesso abbiamo anche l'occasione di sentire proprio Cocon, Nicole e Yannick. Sì. Inizia la nuova stagione, il quadriennio olimpico. Quali sono i propositi e gli obiettivi per questa stagione? Noi non ci mettiamo mai degli obiettivi in base, in senso di posizione alle gare, ma semplicemente l'obiettivo unico è sempre quello di battere noi stessi. Però questo quadriennio sentite che può essere anche il vostro quadriennio olimpico? Diciamo che quello sarà da vedere e solo il lavoro potrà fare che potrebbe essere anche il nostro. Allora buon lavoro. A voi.